Io vi racconto il cammino che stiamo facendo in Autogrill Italia, specifico Italia perché nella nostra multinazionale queste sono le iniziative che facciamo sul paese. Stiamo parlando di un'azienda di 10.000 dipendenti che ha 400 persone sull'unica sede centrale di Milano e le altre 9.600 disperse sul territorio. Quindi il cammino di cui vi racconto si evolve in questi 5 step per il momento. E quindi diciamo che abbiamo iniziato a lavorarci nel 2008 aggregando, quindi procedendo in maniera incrementale circa ogni anno e mezzo più o meno. E siamo partiti nel 2008 con una analisi delle esigenze dei nostri colleghi attraverso diciamo, un'erogazione di questionari e la realizzazione di alcuni focus group che hanno portato al lancio di quello che chiamiamo il programma Autogrill per noi, quindi diciamo una abbastanza semplice iniziativa di piattaforma di convenzioni per tutti i nostri colleghi in Italia. E poi sulla sede centrale, che è diciamo il laboratorio in cui possiamo fare determinati esperimenti in quanto abbiamo 400 persone concentrate lì, abbiamo potuto dare un altro tipo di risposta alle mamme e ai papà della nostra sede, convenzionandoci con alcuni asili nido lungo le direttrici che stanno intorno alla sede centrale, sostenendo metà della retta dei colleghi. Dopodiché nel 2010 abbiamo focalizzato anche l'attenzione sul tema del benessere, sia dentro che fuori l'azienda. Essendo noi una società di ristorazione non potevamo che iniziare dal tema dell'alimentazione, quindi abbiamo lanciato dei percorsi benessere nel ristorante aziendale, consulenze personalizzate con una nutrizionista, aprendo a questo punto la possibilità ai nostri colleghi di accedere alle stesse consulenze però in online, perché evidentemente noi abbiamo una rete decisamente dispersa, come vedremo poi in una prossima slide. Rubriche online sulla corretta alimentazione e relativamente ai temi della salute abbiamo attivato delle campagne di prevenzione con l'ILT, abbiamo iniziato la campagna di vaccinazione antinfluenzale, una serie di convenzioni con centri fitness e poi altri aspetti un po' più focalizzati sulla sede relativamente ai certificati medici piuttosto che a un tema simpatico che erano le biciclette in sede negli spogliatoi. E sempre sulla sede centrale abbiamo fatto altre piccole iniziative che però sono state molto gradite da un punto di vista di semplificazione di alcuni aspetti per chi lavora nella nostra sede centrale, come la tintoria interna, il disbrigo di alcune pratiche personali alla posta e poi due iniziative come il meccanico di ufficio in ufficio che viene a prendere l'auto e la ripara e la riporta, piuttosto che l'architetto in ufficio, cosa curiosa, è nato da una proposta interna ma ha curiosamente anche avuto un buon successo. Dopodiché abbiamo rifatto un assessment delle iniziative in essere e ci siamo focalizzati in maniera un po' più approfondita sull'analisi della nostra popolazione. Quindi noi abbiamo, come dicevamo, 10.000 colleghi, di cui vedete nel riquadro in alto la distribuzione per età anagrafica e per incidenza delle colleghe sui colleghi, quindi noi siamo circa il 70% di personale femminile sul nostro totale, con una concentrazione importante in fasce di età di oltre la metà dei nostri collaboratori tra 31 e 45 anni e all'interno di questa maggiore incidenza la presenza femminile sale addirittura al 75%. Tutto questo ci porta ad essere genitori virtuali di altri 5.000 figli in azienda, per cui si è spostato, o meglio, si è aggiunto focus anche al tema familiare con queste iniziative. È stato lanciato il servizio SOS Famiglia, che è relativo a un accesso o telefonico o online a professionisti che danno dei suggerimenti o dei consigli relativamente alle problematiche dei bambini piuttosto che persone portatrici di handicap o suggerimenti nella gestione operativa degli anziani. Abbiamo attivato in questo periodo il supporto per l'orientamento scolastico. Questo è stato insieme all'ultimo punto, gli incontri sulla genitorialità, una delle iniziative che sta riscuotendo successo veramente molto importante. L'orientamento scolastico indirizza due momenti
che sono la scelta delle scuole superiori e la scelta dell'università, questo lo stiamo realizzando in collaborazione con l'Università Cattolica, gli incontri sulla genitorialità relativi a momenti specifici dell'infanzia e dell'adolescenza con il supporto di uno psicologo specializzato. Abbiamo proseguito poi l'anno scorso aggiungendo un'iniziativa di sostegno al reddito. Quindi nel 2014 viene lanciata la Shopping Bag. È un'iniziativa unilaterale. Di cosa consiste? È nient'altro che una scatola che però contiene una selezione di prodotti di marca, di uso quotidiano. Il valore commerciale di questa Shopping Bag è di circa 80 euro. L'abbiamo fatta attraverso una gestione interna e inviando la shopping bag a tutti i nostri collaboratori sui punti vendita, quindi anche da un punto di vista, come dire, di logistica e spedizione è stato un momento molto interessante, perché malgrado lo si faccia tutti i giorni, quando poi i consumatori sono i nostri dipendenti stessi, la sfidano nel dare un servizio puntuale e ben fatto, è stata molto, molto importante. Ci hanno risposto molto bene i nostri collaboratori, noi abbiamo lanciato un questionario, lo abbiamo mantenuto anonimo e spontaneo, e quindi l'84% di una risposta molto positiva più un 15% di risposta comunque positiva che ci ha dato una discreta conferma del fatto che l'iniziativa fosse ben indirizzata. È stata percepita come segno di care, quindi di attenzione da parte dell'azienda verso le persone. Ci è stato ovviamente suggerito di replicarla piuttosto che pensarla come premio o all'interno anche di un sistema incentivante, piuttosto che aprirla a una qualche personalizzazione. Abbiamo proseguito poi all'inizio di quest'anno con alcune attività che vanno in linea con i nuovi valori che nel frattempo l'azienda ha lanciato nell'arco del 2014. No, questi sono tre dei cinque valori su cui la campagna di comunicazione è stata molto, molto battente e che sono quelli che più ci rappresentano. Quindi abbiamo inserito sotto i valori dell'affidabilità le iniziative sostanzialmente rivolte alla salute, all'interno del valore dell'apertura, quelle di famiglia e tempo libero, e nella semplicità, che è un altro dei nostri valori, le iniziative su risparmio tempo e denaro, con la shopping bag che attraversa tutte quante in maniera trasversale. Qui sono poi rappresentate nel dettaglio tutta la serie di iniziative, a parte delle quali abbiamo anche razionalizzato e condito, comunque completato, con iniziative suggerite dai nostri stessi colleghi. Sono in due colori perché evidentemente quelle rosse rappresentano le iniziative che coinvolgono anche la rete vendita, che per noi è abbastanza sfidante, perché trattandosi di 500 negozi con una dispersione importante, anche di dimensioni molto diverse una dall'altro, ci portano a dover provare delle iniziative di maggiore omogeneizzazione sulle quali adesso stiamo lavorando. E quindi quali sono le nostre sfide? Una di quelle, quella di cui stavo parlando poco fa, quindi la dislocazione geografica relativamente alla scelta e la possibilità di fare un delivery efficace di queste iniziative, senza dubbio l'ultima, che è collegata al costo di queste iniziative rispetto anche al valore che ne viene percepito. E senza dubbio, e oggi se ne è parlato parecchie volte, il tema di una comunicazione efficace, che noi stiamo indirizzando sostanzialmente con due canali. Un canale online, dove noi abbiamo una intranet su cui abbiamo recentemente toccato una penetrazione del 50% circa della nostra popolazione, quindi ci dà un canale potente. Però che al di là dell'effetto passaparola, poi c'è un'altra parte di popolazione che a questo strumento ha qualche difficoltà ad accedere, non tanto in temi, per temi tecnologici, ma potenzialmente per predisposizione piuttosto che per alfabetizzazione informatica.
e a questo punto per noi è anche necessario mantenere in parallelo un canale offline di informazione, per cui comunque continuiamo a produrre un catalogo cartaceo che inviamo a tutti i nostri collaboratori in modalità periodica, trimestrale più o meno, con tutte le iniziative e gli aggiornamenti. Penso di aver contribuito a recuperare in maniera drastica il tempo di agenda e ringrazio per l'attenzione.